campionesse campioni, d'Europa. Campioni d'Europa. A poche centinaia di metri di distanza su via Damiano Chiesa si trova invece la casa di Mazzanti. Questa mattina ad aprire la porta è stata sua mamma, la signora Mariella. Davide non c'è questa mattina. No, Davide ha festeggiato ieri sera, poi mezzanotte è partito, è andato a casa perché la moglie stamattina aveva gli allenamenti. Ecco, e poi vediamo il vessillo anche ovviamente a casa, orgoglio di mamma. È stata una grande impresa. La Serbia era la nostra nemica e siamo riusciti una volta tanto a batterla ed è stato grande. Dove avete guardato la partita? Qui. Ognuno, mio figlio ha detto io la guardo a casa, mia figlia l'ha guardata di sopra casa e noi lì a casa. Come abbiamo iniziato abbiamo terminato. Una grande festa dopo il risultato. Sì, dopo il cuore ha tenuto, è come avessi fatto un elettrocardiogramma, ancora il cuore regge ed abbiamo festeggiato. L'ha chiamata poi Davide alla fine? Sì, no, prima gli ha mandato il messaggio, poi ha chiamato lui che era... tre giorni che non dorme, prima per preparare la partita, poi il viaggio, poi ieri sera qui. Comunque, dopo la delusione grande dell'Olimpiade è stato bello. Tutti i ragazzi dovrebbero dedicarsi allo sport, ha poi aggiunto Mariella, che ci ha raccontato dell'infanzia di Davide. Sin dalla scuola superiore, anche grazie alla passione trasmessa da un docente, aveva il sogno di insegnare e oggi, insieme a Matteo, è sul tetto d'Europa. Non è che se non c'hai una squadra che ti segue da solo non fai niente, sono tutti il secondo che sono amici da una vita, hanno giocato per questa via e lì l'Acli da ragazzi, adesso si sono trovati assieme a vincere una cosa, è stato doppia soddisfazione perché è stato bello, bello, perché uno è nato qui, l'altro è nato 50 metri da casa e hanno fatto... Hanno realizzato un sogno insieme? Sì, hanno cominciato assieme e l'hanno realizzato assieme. Alza adesso, alza!